Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di calcolo della gradazione alcolica dei liquori fatti in casa. Di sicuro quando noi costruiamo i nostri liquori ci viene la curiosità di sapere di quanti gradi sono. E poi i nostri amici, almeno a me capita così, mi chiedono sempre quanti gradi ha, anche perché alcuni non sopportano i liquori troppo forti. A volte invece vogliamo noi farlo a una certa gradazione, come per esempio succederà quando posterò, forse l'ho già fatto, il liquore dell'Assenzio, che volevo raggiungere una certa gradazione. Quindi abbiamo molti motivi per capire come calcolare la gradazione alcolica dei nostri liquori. Prima di iniziare vi voglio dire che se non volete ascoltarvi tutto questo spiegozzo, che vabbè non dura tanto, però non avete voglia, potete andare, e vi lo linko in descrizione, nel mio sito internet uomodicasa.it, ho postato un interessante articolo su questo argomento dove è presente un tool, uno strumento, che vi permette di calcolare la gradazione alcolica dei vostri liquori. Ve lo sto mostrando in questo momento, voi inserite la quantità di alcol, la gradazione dell'alcol, inserite la quantità d'acqua, la quantità di zucchero espressa in millilitri, ma di questo ne parliamo tra un attimo, e avrete la gradazione alcolica. Dicevamo, zucchero espresso in millilitri. Eh sì, perché l'unica difficoltà, tra virgolette, di questo calcolo è nel trasportare il peso dello zucchero in millilitri. Perché dobbiamo fare un calcolo univoco con un'unica misura di capacità. In questo caso, i millilitri. Come si fa? Beh, è molto semplice una volta che si conosce il peso specifico dello zucchero, che è di 1,6. Questo vuol dire che se noi abbiamo 800 grammi di zucchero e lo dividiamo per il suo peso specifico, cioè 1,6, otteniamo 500 millilitri di zucchero. Questo vuol dire, per spiegarlo ancora più semplicemente, che in un recipiente dove ci stanno 500 millilitri di acqua, ci staranno 800 grammi di zucchero. Facile facile. Una volta che abbiamo questo dato, possiamo passare al calcolo vero e proprio. Come si fa? Allora, immaginiamo una ricetta tipo. Abbiamo usato un litro di alcol, un litro di acqua e 800 grammi di zucchero, quindi 500 millilitri di zucchero. Prima di tutto dobbiamo fare la somma di questi tre elementi. Quindi 1000 più 1000 più 500 uguale 2500 millilitri totali. A questo punto andiamo a moltiplicare 95 gradi dell'alcol, che è l'unico elemento con una gradazione alcolica, per 1000, cioè per la quantità. Quindi otteniamo 95.000. Questo 95.000, se noi lo dividiamo per il totale, cioè per 2500 millilitri, otteniamo 38. E questa è la nostra gradazione alcolica, 38 gradi. Quindi, in pratica, l'operazione è molto semplice. Moltiplichiamo i millilitri di alcol per la sua gradazione alcolica e lo dividiamo per il totale dei millilitri. Quindi in questo caso 2500 e otteniamo la nostra gradazione alcolica. Ovviamente ci sono delle varianti e delle variabili nei vari liquori. Per esempio, nel liquore che si chiama Barniolino, ecco, o Prugnolino, che abbiamo già postato nel canale, noi utilizziamo al posto dell'acqua il vino. Come si fa in questi casi? Oppure, in molti liquori alla frutta, dopo che la frutta è stata in macerazione, il succo si spreme. Cosa si fa in questi casi? Bene, se volete saperlo, potete leggervi l'articolo, che vi ho sempre linkato qui sotto, dell'uomodicasa.it, dove c'è anche il tool al fondo. In questo articolo vengono spiegate tutte le variabili e come si calcolano in tutti i liquori che potete fare nella vostra vita. Ovviamente, se avete domande, non fatevi problemi, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito quindi a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici, e ci vediamo al prossimo video.